Vediamo domani. Buongiorno lei. No, Gomez sta bene, valutiamo domani mattina se si sveglia come oggi sarà della partita. Altrimenti cercheremo di recuperarlo per bilancio. È una valutazione che fa anche in base al campo, cioè che campo troverete oppure no? No, è una valutazione in base al suo stato di salute che è molto 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 migliorato e vediamo solamente domani mattina da freddo come sta, calcolando anche che si gioca giovedì e non domenica. Squadra ormai Savona è già definita, nel senso che comunque il modulo è quello, i giocatori sono quelli, a parte qualche piccola variante. Che tipo di scelta hai intenzione di fare, senza entrare nei singoli, nei dettagli, per una partita come quella di domani, dove ricevete una squadra che è in crisi, però ha un nome e quindi deve giocare per un qualcosa di importante, come voi? No, più che in crisi il nome è la squadra forte, che avrà avuto i suoi problemi, però è una squadra che secondo me tecnicamente è la più forte del campionato. Costruita con un budget importante, con giocatori importanti, e penso che il Savona debba fare una partita da Savona, così, utilizzando soprattutto lo spirito Savona. Poi dopo serenamente andremo a tirare la riga, conoscendo la difficoltà della partita. Come li hai visti i ragazzi in questa settimana? Tanta voglia di scendere in campo, pressione? Come sempre, non si fanno 7 vittorie, 2 pareggi, senza gli animali. Sono andati bene come sempre, vogliosi, motivati, però ripeto, la partita è veramente difficile. E quindi dovremmo essere bravi a dare ancora qualcosa in più. E per mente come se l'aspetta? Ma mi aspetto una Sanremese che sicuramente verrà qua a cercare di imporre il suo gioco. Poi il fatto anche che abbiano cambiato allenatore per noi è una difficoltà, nel senso che prende delle misure e sicuramente quando cambi qualcosa un allenatore di suo porterà. Sicuramente una Sanremese, come ho detto prima, che ha dei valori importanti, che cercherà di fare la sua partita per uscire da questo impasse. A livello di preparazione psicomentale, ha detto qualcosa di particolare suo, e qualche avvertimento, una partita che avete preparato come tutte le altre vigilie? No, io come tutte le altre vigilie, la cosa in più che sarebbe bello dare una soddisfazione ai tifosi, perché so che ci tengono e dopo qualche sofferenza se lo meriterebbero anche. La settimana Sacca diceva che era un grande motivatore, come si motiva una partita del genere? O perlomeno dove si va a toccare una partita del genere, quando poi si deve dire a un giocatore: tu giochi, tu sei in panchina, vediamo, facciamo, proviamo. No, ma sono partite che si motivano da sé, come quando giochi contro la Juve, quindi in queste settimane l'allenatore deve tenere tranquilli i ragazzi e prepara la partita a livello tattico. Poi queste partite qua c'è sempre quel clamore, quell'aspettativa che la partita si prepara un po' da sé. Può cambiare qualcosa e quanto a livello numerico rispetto alla squadra di 7 giorni fa, o intende ricalcare quel Savona a livello di scelta? No, ma la base sicuramente sarà quella, poi vediamo, come ti ho detto prima Alberto, e qualche dettaglio, però la base, l'ossatura è quella. Saranno importanti le prossime 3 partite, si diceva, no? Per vedere non di quale pasta è fatto Savona, perché mi sembra che l'abbia dimostrato, però a quanto si può alzare l'asticella. Ma io ne prendo una alla volta e faccio i conti il 6 maggio, come sempre ho detto. Abbiamo un obiettivo, sarebbe bello provare a raggiungerlo, però credo, io la ragiono che a fine campionato il 6 maggio dobbiamo avere tot punti. Poi dove li facciamo, come li facciamo, con chi li facciamo, il calcio è bello anche perché vale. L'importante è avere questa consapevolezza, provarci dando l'anima. Poi se saremo così bravi da riuscirci, beh, altrimenti passiamo.